Allora ragazzi, si fa un gran parlare della crisi in Germania. Oggi parliamo, la Germania è finita. La Germania è finita, la Germania il malato d'Europa. Ah, in Germania la situazione è drammatica. Ah, non è più la Germania di una volta. Ah, in Germania non c'è più in giro nessuno. Ah, in Germania è un mortoio. Ah, che roba. Allora, premettiamo e facciamo informazione vera, reale, sul campo, come l'Ambrenetto può fare. Perché una cosa che mi contraddistingue è quella comunque almeno di raccontare le cose come stanno. La Germania è finita, crisi economica, ok? C'è talmente crisi economica che ogni 3 metri c'è un posto, c'è un'offerta di lavoro in giro, vabbè. Al di là di quello, allora, sicuramente rispetto a qualche anno fa, ma non perché lo dico io, lo dice qualche scappato di casa, che magari è andato via e è venuto qua. Io parlo con gente che è anche dentro nel sistema, che lavora anche magari a livello statale. Sicuramente la Germania, rispetto ad anni fa, non è più la Germania di una volta. Anche qui ci sono alcune situazioni, cura del bene pubblico, cura dei mezzi pubblici, cura delle stazioni, cura in generale. Non è più la Germania di una volta. Su questo è vero. Ma stiamo parlando comunque di un paese che ci dà 4 giri di vite. Cioè, se io vado a vedere la Germania, la voglio raffrontare alla mia regione, ok, che è una comunque di quelle in realtà che dovrebbero essere più sviluppate, roba. Ragazzi, qui comunque come strade, strutture, infrastrutture, servizi, ci dà un giro. Ma non lo dico io, lo dicono le classifiche, equilibrio, vita, lavoro, appena uscito su un noto quotidiano italiano, dove la Germania è ai primi posti e noi siamo al quart'ultimo posto. Quindi non veniamo a raccontarci fregnacce, ok? Se hai voglia di lavorare qui, il lavoro lo trovi velocemente. La burocrazia è snella, i salari, i stipendi sono più alti. E in Germania, ok, se giri c'è la stessa socialità che da noi. Anzi, da noi ormai negli ultimi 4 anni la gente si è incattivita. Mamma mia, provate a uscire ogni tanto lì la sera tra i solo 4 ubriaconi e la gente si è veramente incattivita. Cioè sembra quasi che non c'è più. Guarda che strada qua, guarda che perfezione. Cioè, da me ormai la gente sembra che... Mamma mia, cioè, non abbia più neanche l'anima, non lo so, guarda. Io so che negli ultimi anni la gente da noi proprio è diventata arida, si è chiusa. Sarà la crisi economica, sarà la mancanza di soldi, sarà quello che è successo. Ma comunque io qui, per esempio, in Germania, quando vado trovo molta educazione. Guten Tag, buongiorno, bitte, cioè, gente socializza qua, socializza. Allora, ma parliamo del discorso che stavamo dicendo sul fatto che la Germania è finita. Se la Germania è finita, noi a che livello siamo? Poi io, cioè, uno dei grandi errori, secondo me, che molti fanno in questo momento, mi dispiace dirlo, ma anche molti magari anche sul web, youtuber o blogger, è che continuano a paragonare questo paese, la Germania, col nostro, con l'Italia. E questo è un grosso errore. Perché la Germania va paragonata con i paesi del nord. Noi purtroppo siamo talmente scesi in basso che ormai ci dobbiamo paragonare con i Balcani, ma neanche più con la Spagna, perché oggi la Spagna è diventata, secondo me, la nuova Germania. Io ogni volta che vado in Spagna rimango esterrefatto. Quanto sono i diritti da noi, le tutele dei lavoratori? Cioè non abbiamo neanche un salario minimo garantito, cioè vi rendete conto a che livello siamo? Facciamo paragoni su queste cose, non sulla bellezza. Sulla bellezza poi è soggettiva. Io amo la Germania perché è piena qua di castelli, ci sono dei paesaggi meravigliosi, oggi ci sono tutti i prati gialli di colza. Io amo qua perché non c'è una concentrazione. Poi comunque io non sono lì, vabbè, vengo dalla zona del lago, però minchia, se devo far paragone la pianura padana com'è inquinata da noi, ragazzi, c'è da mettersi in mano i capelli, non è solo la pianura padana,
alcuni fiumi, provate ad andare a fare il fiume, un bagno nel fiume Sarno, per dirti, o altri posti da noi, l'inquinamento che c'è. Però io non voglio fare paragone, questione soggettiva. Ci sono bei posti da noi, ci hanno bei posti anche qui. Io parlo da questione di diritti, da questione di tutela del lavoro, dello snellimento pubblico. Cioè, quanto ci vuole di fare un passaporto qui e quanto ci vuole da noi? Quanto ci vuole fare un incartamento da noi o un incartamento qui? E io adesso queste cose le so bene. C'è da mettersi le mani ai capelli. La burocrazia, la velocità di prendere lavoro, i servizi. Cioè, queste cose sono cose molto importanti, ragazzi. È per questo che l'equilibrio vita-lavoro per noi purtroppo è basso. Non è più la Germania è finita. Sì, non è più la Germania una volta, è vero. Anche qui inizia a trovare delle cose che non vanno bene. Ma rimane sempre un abisso con noi, purtroppo. Purtroppo. Perché, ripeto, non abbiamo nulla da invidiare a bellezze come agli altri paesi. Anzi, ne abbiamo a sfare di noi di situazioni di. Ne abbiamo a sfare di situazioni bellissime. Però, ragazzi, cioè, purtroppo c'è da mettersi nei capelli. No, qui sono dove c'è una fermata bus centrale, paese di 50.000 abitanti, guardate che bello, tutto pulito, preciso, perfetto, tombini tutti a livello, è tutto pulito. Cioè, io dico, nelle nostre cittadine è tutto così, è tutto così, non credo. Qui è tutto così, come vi sto facendo vedere adesso, no. Qui non è tutto così, ragazzi, in Germania. Anche qui in Germania ci sono delle situazioni che non vanno bene, ma sono limitate. Anche qui magari abbiamo delle strade che non vanno bene. Anche qui abbiamo dei tombini che non sono a livello. Tombino a livello. Ma se io vi faccio sta strada qui e vi giro tutta la città, vi faccio vedere che su 5.000 tombini, 4.999 sono a livello. Qui la situazione è mille volte meglio, ragazzi. Quindi chi viene a raccontare che la Germania è finita, la Germania è in crisi, sono tutte fregnacce. Lavoro c'è se vuoi lavorare. Poi che la situazione economica sia di difficoltà, nessuno dice niente, anche qui c'è difficoltà, anche qui c'è un po' di crisi, anche qui i prezzi sono aumentati. Viene sempre meno rispetto a noi, se guardo 360 gradi. Comunque le autostrade sono sempre gratis, la benzina costa un po' di meno. Al supermercato non è più caro che da noi. È aumentato anche qui. Ma questo vuol dire fare informazione. Com'è la situazione qui? Di difficoltà? Se voglia di lavorare c'è lavoro.